proposito dell'argomento, molestati di tutta Italia in ascolto dello zoo, sì. Il mio numero è 340-55-200. Sì. Tutte quelle che vi molestano, per piacere, girateli il mio numero. Grazie. Ma no! Beh, può succedere magari che un minore sia molestato, quello sì, però se si parla di adulti, un uomo molestato da una donna, cioè oltre i 18 anni, secondo me è una roba abbastanza rara. Ah, ho capito il ragionamento che fai, tu dici se una donna comunque ti molesta alla fine ci stai. Ma sì, cioè voglio dire. Ho capito, però sei un a meno che non sia un mostro. Ma non sono molestie quelle, dai. Ma no. Ma comunque una donna non avrà, la donna è troppo comune, anche la donna più scusate, senza offendere la categoria. No, ma la donna più proprio camionista, no? Cioè, comunque è una donna. Cioè, non è come l'uomo è una merda, l'uomo è capace di fare robe disgustose, la donna no. Perché comunque di natura è mamma. Allora, la donna è mamma. Cioè, la donna comunque è un essere superiore all'uomo, non c'è un cazzo da fare. Guardate me. Allora, può succedere, sicuramente sarà successo che ci siano state delle donne, magari così, con delle avance. Ma io credo che il numero di 3,8 milioni di uomini molestati sia un numero del cazzo. Sia un po' una mezza cagata, sì. Secondo me. È infatti stuprato Fabio Lisei. Ma magari con un Pinocchio di legno legato in vita gli scopano il culo. Ragazzi, tralasciamo il capitolo spada di Gaemon, perché ci sono persone che hanno subito questo tipo di molestie. In che senso, scusa? No, ci sono, io ho degli amici che hanno subito molestie con la spada di Gaemon. In che senso con la spada di Gaemon? I ragazzi molto emancipate che si sono presentate all'appuntamento col cinturone e la spada di Gaemon. Ma lì è il tuo amico, scusa, che ti dici senti bella ma molla, mica vuol dire che gli piaceva l'idea. No, allora tu immagini la situazione. Situazione, appuntamento tipo classico di quelli per andare a ciulare. Sì. Okay? Senza romanticismo. Ma si chiama il sito che usi? Grindr? No, ma è un amico. Te lo come si chiama? Grindr? No, ma noi andiamo a No, non andare nel sottile. Va bene, primo appuntamento. Cri, stai ascoltando? No, se no non parlerebbe. Mia moglie lo sa, perché è un amico comune. Che hai preso un amico comune. Racconta, sono curioso. Allora, primo appuntamento, ok? Si vedono in questo motel. Lui, chiaramente, uomo, arriva con un pelo di anticipo per farsi trovare pronto. Una sciacquata, un doppio bidet. Arriva lei, sì. Bellissima figa, sì. Giuro, vista sulle foto, stupenda, okay. Completamente nuda. Come completamente nuda? Con una pelliccia addosso. Ah, okay. Quindi lui la vede in pelliccia e dice sicuramente nuda sotto. Spero che sia stata una pelliccia sintetica. Non me ne frega un cazzo. No, a me sì, perché sennò deve morire la bastarda. Entra nella stanza del motel, lui chiude la porta, sì. Lei si leva la pelliccia, sì. Sotto è completamente nuda, ma con la spada da fuoco! Aspetta, ma era sua? Cinturone. Quindi l'obiettivo di questa donna era sodomizzarlo. Ma era bellissima. Quindi ti trovi in una situazione in cui dici: cavolo, è una donna figa. Vabbè, magari toccherà per un po' anche a me. Però poi quando toccherà a lei, cosa fai? Io avrei fatto tipo Guerre Stellari. Cioè avrei fatto Obi-Wan Kenobi contro Darth Vader. No, ma tu non fai testo, Marco. E adesso scatta sempre la domanda indiscretissima. Io avrei fatto così, avrei detto con carineria e gentilezza: bella idea, sai che è veramente geniale. Comincio io poi dopo ne parliamo. Io avrei detto: ma vieni! Hai anche i baffi! Dai, mettili! No, però allora, qual è la donna più bella secondo te del mondo? La donna più. Mia moglie. Ma vai a fanculo. Non posso mica dire la tua. Ma secondo te, parlando di estetica, il modello. Mia mamma. Vabbè, non chiudo a Fabio. Qual è la donna in questo momento, secondo te, più incredibile dell'universo? Non lo so, Jessica Alba, Beyoncé. Arriva Jessica Alba da te e ti dice: io ti faccio fare un giro completo sulle giostre. Però tu mi fai fare un girettino col calcio in culo. Ma subito. Dimmi dove devo firmare. No, veramente? Ma per farmi Jessica Alba? Ti fai inculare? Ma sì, dai. Ma siamo adulti, qualcosa si inventa. Serio? No. Serio? Per farmi Jessica Alba? Sì. Sicuro. No. Moneta di scambio. Aspetta, scusate, vorrei chiederlo a Wender. Lui è il più lui è il Giorgione il porcone. Cioè, Wender. Io vado, Enzone il porcone, sì. Adesso il mio sogno erotico più perverso è farmi, sai, quelle nane che fanno i porno. Le midget. Come le nane, sì, Wender? Sì, sì, midget. No, me le prendi, le giri. Io voglio una nana porno. Beh, scusami adesso. Nana porno! Con tutto rispetto per la tua famiglia, spero non stiano ascoltando, ma tu nel corso della tua vita, siccome io e te siamo amici,
amici. No, ma io proprio la nana, vero? No, ma tu sei stato con una nana, te lo ricordo. Cioè, quella che sembrava Schumacher. Cicatrice. Era? Cicatrice. Wow, che soprannome! La Sara! La Sara. No, ma lei non è nana. Perché si chiamava Cicatrice? È perché non so, Leone gli aveva la Era sfregiata solo. Era nana e sfregiata. Era alta veramente, due centimetri e mezzo. Sì, no, ma io voglio proprio una vera. Sì, ma ho capito, porno. Ma tu, per la donna che consideri più arrapante l'universo inarrivabile, tu scenderesti a compromessi con il calice di fuoco? Sì. Sì, anche tu? Sì. Tu, Paolo? Valmieri? No, giriamo per il programma. Tu, allora, io sinceramente... Ecco, bravo. Si è chiuso da solo. Ma anche perché si finiva in Sardegna. Luca Alba, Luca Alba. Per Beyoncé me lo farei picchiare. No! È picchiare da una donna. Ecco, vedi qua, adesso capite perché io non amo il calcio. Ma il calcio io lo prendo come pretesto. Ma non amo proprio guardare gli sport. Perché voi avete il mito, cioè la figa mito. Per me invece la figa non è quella famosa. No, è un'utopia per te. Non è quella famosa. Cioè, io preferisco quella magari la figa di paese. La portinaia. Bravo. La portinaia! Scusa, cioè, allora, ti giuro, venisse Beyoncé a suonarmi a casa mia, gli tirerei due schiaffi in faccia. No, ma scusa, Pippo, ha detto la figa di paese, non sì! Cioè, allora, io vado in discoteca, vedo una carina, poi arriva Beyoncé, io preferisco quella carina che la Beyoncé. Figa di paese! Meglio! Voi avete idea di quanta figa non scoperta c'è nel mondo? Mi prego, la figa ma di Beyoncé, paese! Ma vai a fare in la cura. Figa di paese deve diventare un marchio di formaggi indumenti! Deve essere di un hashtag famoso! Io non ho mai avuto un mito in vita mia, cioè non ho un mito, cioè, io non andavo a vedere i concerti degli U2 dicendo cazzo minchia no. Ma che persona triste, ma no, cazzo, il calcio no, i concerti no, i miti no, minchia che palle, cazzo vuoi che ti dica, fammi vedere due foto su l'unico mio mito è stato Howard Stern, poi vabbè no, c'è no, qualcuno, scusa non riesco più a ascoltare, sono fermo alla figa di paese. Perdonami, andiamo con la scenetta, come te la sei immaginata la, no, figa, la figa di paese, no, proprio il termine la figa di paese. Facciamo le storie figa di paese e cazzo di città che si incontrano. Comunque ragazzi, ci siamo dimenticati prima di chiudere il programma, dobbiamo collegarci con Peppo Pig adesso a proposito di maiali, però Fabio te la tiri di brutto, c'ha ragione l'ascoltatore. Allora, io non riesco più a venire in onda con te. Lo so che siamo in ritardo. Granchio di la raga. Chiudi, metti la scenetta, Marzoli. La tiri di brutto. Ma gliel'ho detto 10 volte, sono stanco, alla nonna volta mi fa sei stanco? Sì, beh lì è 9 volte che te lo la dico. Tiri, cioè non sei un... Quanti selfie hai fatto sabato? Non lo so, aspetta, sicuramente meno del Dona. Andiamo con la figa di paese!